appena ricevuto un pacchetto da Coco Rosa. Allora, vi faccio vedere quelli che sono i prodotti e poi vi faccio vedere anche quello che è il sito dove potete vedere le meraviglie che hanno. Allora, il sito è questo. È questo. Allora, io ho scelto questi gattini e queste sono le fustelle. E questi volevo farli diventare degli orecchini. Volevo farli diventare degli orecchini. La mia amica ha la Big Shot e se gliela chiedo magari riesco a realizzare degli orecchini o anche dei portachiavi fatti col feltro o con qualcosa del genere. Sono veramente carinissimi. Carini, carini. E questa è una. L'altra fustella invece è questa. E questa è per realizzare un biglietto d'auguri. Anche questa è molto, molto, molto carina. E poi ho scelto due silk screen che però sono arrivati sfigazzati. Guardate. Adesso io le metterò comunque all'interno di un libro per poter raddrizzare quello che è il prodotto, però questo mi ha lasciato un po' male. Sono spiegazzati, vedete? Sia uno come l'altro. Questo era addirittura proprio piegato su se stesso. Vedete? Credo che non sia niente di irreparabile, però mi sembra giusto segnalarlo. Comunque, poi ci sono top, bellissimi. Questo vi faccio vedere quello che è il codice. Questo è un silk screen con i fiori tropicali. Ed è bellissimo. E l'altro è invece con le macchie di leopardo. Anche questo è molto interessante. E questo è il, stavo dicendo, questo è il codice. Anche questo è un prodotto bellissimo. Quindi unboxing Coco Rosa. Guardate. Vi metto il link del sito, il link dei prodotti e vi faccio un breve video su quello che è appunto il fornitore che appunto mi ha fornito tutto questo bellissimo materiale. Ci sentiamo dopo. Eccoci qui nel sito di Coco Rosa. Allora, Coco Rosa è questo sito dove ci sono i cutting dies, cioè quelle cose bellissime che chiamano fustelle in italiano, che permettono di fare tutte queste cose stupende. Io vi sto facendo vedere una panoramica veloce di quello che è appunto il sito. Poi vi faccio vedere anche quelli che sono, se io entro all'interno del, vedete, fustello, che in realtà sono fustelle perché la traduzione in italiano è orribile. E poi abbiamo, ad esempio, se io vado ad esempio in fustelle, la celebrazione muore perché ovviamente muore è die in inglese, quindi in italiano diventa muore, le piante muoiono, la vita muore, ma in realtà non muore nessuno. Quindi se ad esempio io vado in, che ne so, celebrazione, quindi saranno ad esempio matrimoni piuttosto che battesimi, mi permette di vedere tutte quelle che sono appunto le personalizzazioni che ci possono essere appunto all'interno di questa sezione. Allora, facciamo il caso invece che io voglia andare in vediamo nuovi arrivi. No, nuovi arrivi non c'è niente. Allora, bestseller neanche, non capisco perché non me lo dia. Vabbè, allora facciamo così. Consigliato. E qua vediamo ad esempio che ci sono altri tipi di materiali,
Io avevo visto anche che c'erano delle fuste cuci, ad esempio, bellissimi sono ad esempio questi 24 pezzi di queste carte meravigliose con la quale ho visto realizzare, da alcuni di voi ho visto realizzare dei bellissimi orecchini in carta, quindi bellissime. Oppure ad esempio questi sono degli specie di stampi per vengono ad esempio vengono cioè viene messo sopra dell'inchiostro e poi viene chiuso all'interno di questa specie di stampino e permette appunto di goffrare, cioè di muovere, di tridimensionalizzare quella che è la carta. Questo è un altro dei prodotti appunto che vengono dati appunto da loro. Poi ad esempio questi invece sono degli stencil che permettono ad esempio con le pitture anche sul muro di arricchire stanze. Adesso il tema non è proprio dei miei preferiti, però piuttosto che, vedete, queste carte sono fantastiche, guardate che belle che sono. E forse perché ho una passione smisurata per gli orecchini fatti con la carta e questi me li sono fatti scappare, però penso di poter avere altre possibilità con altre collaborazioni sempre con loro. Piuttosto, ecco, ad esempio questi sono degli strumenti, invece sono dei punzoni in varie dimensioni che possono servire anche a chi magari non è proprio del settore, diciamo così, artistico. Io non ho idea di che cosa servono, però ve ne metto notizia. Ce ne sono veramente tante, ad esempio di questa ci sono 29 pagine. Io ovviamente non mi dilungo, guardate, no, cioè vabbè, scusate, cioè io più di così che devo, cioè, raga, io impazzisco, queste sono meravigliose, cioè guardate che meraviglia di carta è, cioè stupende, no? Cioè la prossima volta spazio, cioè vabbè, non mi soffermo di più perché continuo a far vedere sempre le stesse cose. Però ecco, questo è il sito Cocorosa con la quale appunto io sto collaborando e dice anche risparmio il 10% di sconto oltre il 30 euro con il codice extra 10, quindi mettete questo codice extra 10 e con un valore di euro 30 avete il risparmio appunto del 10%. Quindi io direi che è assolutamente da tenere in considerazione se siete creativi, se vi piace creare, se vi piace anche fare delle cose carine da soli, perché avete voglia appunto di imparare a fare delle cose. Quindi io vi dico, passate sul sito Cocorosa. Volevo anche dirvi che se fate un ordine su Cocorosa, Cocorosa mette a disposizione di coloro che sono iscritti al mio canale e quindi effettueranno un ordine sul loro sito un codice sconto, quindi nell'apposita dicitura coupon code, se voi andate a scrivere dolcezza, avrete il 25% di sconto sul vostro carrello, senza nessun minimo di spesa. Quindi questo 25% è per voi regalato